L'ultima volta ci eravamo lasciati con un sistema installato e non configurato, esattamente come era uscito dalla scatola. Oggi lo portiamo da un sistema uscito dalla scatola a un sistema discretamente personalizzato per adattare le vostre esigenze. In particolare partiamo dalle cose più semplici come cambiare lo sfondo, cambiare il tema, cambiare i caratteri, per poi arrivare a installare nuovi programmi e altro ancora. Iniziamo subito. Questa è la schermata che vi appare premessa. Dovendo avere a disposizione un sistema Ubuntu appena installato, e non avendo voglia di installare questo computer, tutto quello che vedrete sono fotografie di un altro sistema. Quindi per favore non alzate la mano e dite ci sono 5 ore tra una fotografia e l'altra, perché è normale, mi sarò addormentato nel frattempo. Chi di voi ha installato in quel punto anche Windows vedrà una quinta voce Windows Vista o Windows 7, abbastanza intuitiva. In ogni caso lasciate scorrere 10 secondi oppure battete il dio, è la stessa cosa, e arriverete alla schermata dell'Ubuntu. Ecco, questo è il sistema come l'avevamo lasciato l'ultima volta, installato, funzionante, però non vostro, proprio così, come l'ho uscito dalla scatola. Se l'avete installato la settimana scorsa, vi sarete accorti di questa scritta, di questa finestra. Questo perché è uscita la nuova versione di Ubuntu nel frattempo. Per ora non ce ne occupiamo, anche perché gli aggiornamenti non riguardano funzionalità visibili. Per esempio alcune sì, ma non è nulla di essenziale per voi. Quindi per il momento clicchiamo su Download Upgrade. Ricordate che non avete ancora installato la lingua italiana. Poi OK e ce ne andiamo. Una volta chiusa la finestra ve ne apparirà un'altra, questa. Questa finestra in particolare appare solamente a chi di voi ha crittografato il disco. Perché un disco crittografato a computer spento è formato da una sequenza sperabilmente illeggibile a chiunque non abbia la password. Quindi è bene, vi sarete accorti che non vi viene chiesta una password, è bene segnarsi da qualche parte quella password, doveste il computer morire e doveste voi recuperare l'hard disk da un altro computer. Cliccate su Run this action now, vi si aprirà una finestra di terminale dove dovrete inserire la vostra password, quella con cui vi siete loggati, qua indicate come passphrase, perché per semplificare il processo la password che voi usate per entrare nel computer è la stessa che il disco. Questo perché non dovete inserirla due volte, per semplificare e rendere più veloce il login. Inserita la password, vedrete la password che crittografa la partizione, la vostra partizione, quella che avete installato la vostra home. L'ho cancellata perché non vorrei mai avere problemi. Bene, una volta terminato, vi si chiuderà la finestra del terminale e si riapre quella che avevate visto in precedenza. A questo punto, close. Ecco, da adesso invece rallentiamo perché iniziano i passi fondamentali per installare e personalizzare il vostro computer. Questi in particolare sono passi che tutti voi vi troverete, a cui tutti voi vi troverete davanti. In primo luogo la lingua. Perché se avete installato Ubuntu dal CD o dalla chiavetta, l'unica lingua inclusa per la maggior parte delle funzioni era l'inglese. Ora, da questa finestra avete la possibilità di installare l'italiano o qualunque altra lingua vi serva. La finestra vi informa che mancano alcuni file per la completa traduzione di Ubuntu in italiano. In particolare, vedete, si tratta dei file di OpenOffice, LibreOffice, la correzione automatica, la traduzione di tutti i menu e di tutte le scritte, eccetera. Non di che. Intuitivo, cliccate su Installa. Vi darà chiesta la password, e ricordatevi, questo è molto importante, perché tutte le volte che agirete sul vostro sistema, non sui vostri file, scrivendo qualcosa, un nuovo file di testo, modificando una nuova immagine, salvando qualcosa da internet, ma quando modificate il sistema, cioè installate nuovi programmi, cambiate configurazioni cruciali come l'ora, oppure la password che crittografa la vostra cartella, eccetera, vi verrà chiesta la password. Questo è un messaggio per dirvi, ogni volta che viene chiesta la password, mettetevi sull'attenti e chiedetevi se per caso avete compiuto un'azione che richiede privilegi. Infatti, leggete, you need to authenticate.
avete bisogno di privilegi superiori, avete bisogno di mostrare che siete proprio voi a voler compiere questa azione. Tutto questo è un meccanismo di sicurezza, un po' come quando su Windows 7 o Windows Vista viene chiesto il consenso, anche se dovete inserire la password. È una sorta di consenso per assicurarsi che tutte le modifiche fatte al computer siano effettivamente volute. Bene, password, e poi aspettate. Chi di voi lo sta facendo adesso, per favore non clicchi su vai e non installi il supporto della lingua, perché ci vorrà qualche minuto, perlomeno qui dal poi. Come vedete si tratta circa di 70 megabyte, le traduzioni sono complete, traducono qualunque messaggio voi vediate in inglese sulla vostra schermata, di tutti i programmi installati, poi ulteriori programmi che installerete avranno le loro traduzioni. Bene. Adesso avete installato la lingua, ma non scelto. Per scegliere la lingua, vedete, in questa finestra vi appare una lista di lingue. La prima è l'inglese e, come vedete, la seconda è l'italiano. Cosa significa questa lista? Significa che la prima scelta sarà l'inglese. Se il programma, l'applicazione, il messaggio che voi state visualizzando non ha una traduzione in inglese, verrà scelta una traduzione in italiano. E così via con tutte. Dato che tutto il sistema è stato scritto in inglese per lo più, e quindi la maggior parte dei messaggi sono in inglese, la maggior parte dei messaggi vi apparirà in inglese. Dobbiamo quindi scambiare le precedenze. Dopo torno indietro. Dobbiamo scambiare le precedenze per visualizzare preferibilmente i messaggi in italiano, e nel caso non sia disponibile in italiano, allora in inglese. Cliccate su italiano, tenendo premuto il pulsante, lo trascinate, si aprirà una specie di rettangolo, e lo lasciate sopra inglese. Eccolo. A questo punto la sequenza è corretta. Italiano. Se non c'è a disposizione l'italiano, allora inglese. Quello che vi ho mostrato poco fa, invece, si riferisce all'installazione di altre lingue. Perché, così come abbiamo messo una sequenza, italiano, inglese e altri dialetti inglesi, perlomeno altre versioni di inglese, inglese americano, inglese neozelandese, inglese australiano, eccetera, potete aggiungere qualunque altra lingua. Per esempio, se siete bilingui, che sono italiano e italo spagnoli, preferite avere un'interfaccia in spagnolo, poter cambiare, allora potete, cliccando qui su installa le nuove lingue, aggiungere supporto a ogni lingua elencata nella finestra che vi si apre. Per aggiungere una lingua dovete selezionare dalla colonna installata la lingua o le lingue che volete aggiungere. Quando avete selezionato tutte le lingue che vi interessano, cliccate su applica modifiche. Si aprirà una finestra simile a quella che avete visto per l'installazione dell'italiano. Anche lì la dimensione delle traduzioni dipende da quanto dell'interfaccia è stato tradotto. Perché ricordate innanzitutto che il team di traduzione è sempre al lavoro, quindi non tutto è tradotto in tutte le lingue. E soprattutto che per evitare che appaiano le finestre bianche è stata stabilita una priorità per le lingue. La priorità per le lingue è appunto indicata da questa lista, la stabilite voi, e a scalare verrà usata la traduzione della prima lingua trovata, italiano, inglese, inglese australiano e così via. Se poi volete che le modifiche valgano per tutti gli utenti del sistema, e ponete, è il vostro computer di casa, creerete un nuovo account per vostro fratello o vostra sorella, non volete più ripetere questi passi, volete già che la prima lingua sia italiana. Bene, cliccate su Apply System Wide. Questa azione applica la priorità delle lingue, italiano, inglese, eccetera, a tutti gli utenti già creati o che verranno creati. Anche in questo caso vi verrà chiesto di inserire un password. Perché? Un altro criterio che avete è che la password viene chiesta quando voi non modificate un file o un'impostazione che è solo vostra, ma che è relativa a tutti gli altri utenti del vostro computer. Quindi, da una parte significa che state modificando il sistema e vi viene chiesto il consenso, e soprattutto vi viene chiesto di dimostrare di essere voi inserendo ancora la password, che è sempre la stessa che avete inserito anch'io. E, come secondo punto, state modificando impostazioni non solo per voi, ma per tutti gli altri utenti. Quindi, per evitare di compiere azioni involontarie, o peggio ancora, che qualcuno le compia senza che voi vogliate, vi viene chiesto di inserire la password. Bene, la seconda scheda della stessa finestra che vi si era aperta non
non è pertinente più alla lingua, cioè alla lingua in cui sono visualizzati i messaggi che vedete sullo schermo, quanto al formato delle date, perché sapete, in America viene indicato prima il mese, poi il giorno, poi l'anno, in Italia è il contrario. Magari a seconda della nazione viene usata la virgola o il punto per indicare il separatore decimale, l'euro, la sterlina, il simbolo dello yen, del dollaro, dipende tutto dalla nazione. Ecco, vedete, numeri, formato decimale, virgola, punto, data, forma della data, valuta, in euro con la virgola, eccetera. Tutte queste piccole opzioni servono per rendere più naturale e intuitivo l'uso del sistema. Perché è vero che ormai vi siete abituati tutti a inserire il punto al posto della virgola quando scrivete un numero sulla calcolatrice, però è anche vero che usando un computer vorremmo che la cosa fosse il più intuitivo possibile. Visto che costa così poco configurarla, potete fare la stessa identica cosa qui. Dalla nuova tendina verranno visualizzate tutte le lingue che avete installato nel menu, nella scheda lingue. Sono le stesse identiche, perché contengono sia file di localizzazione, cioè la traduzione di tutte le stringhe, di tutti i messaggi che avete sullo schermo, ma anche di internazionalizzazione, ovvero tutto ciò che non è solo la traduzione, ma riguarda le usanze del paese a cui viene applicata la traduzione. Nello specifico, ripeto, formato dei numeri, uso della virgola, formato della data, eccetera. Bene, chiusa la finestra, cliccando su applica, su chiudi, ci troveremo ancora davanti alla finestra aperta. A questo punto clic su close, però se notate, e se magari sparisce la barra, non è stato ancora tradotto nulla, tutti i messaggi sono in inglese. Questo perché dovete uscire dalla sessione logout, fare ancora un login e finalmente tutto sarà tradotto in italiano, sperabilmente tutto. Fino a qui tutto chiaro? Bene, a questo punto il secondo passo, gli aggiornamenti. Gli aggiornamenti, come si legge qui, sono aggiornamenti di sicurezza importanti. Perché? Voi avete scaricato e installato un CD che è stato creato, masterizzato in un certo momento e poi lasciato lì. Magari l'avete installato il giorno dopo, ma anche se l'avete installato il giorno dopo, il giorno stesso, ciò che voi avete masterizzato è stato scritto tempo prima. Nello specifico, quello che voi avete installato settimana scorsa è stato masterizzato quasi 6 mesi fa. Quindi in 6 mesi, soprattutto nel mondo dell'open source, dove i cambiamenti sono rapidi, ci sono state numerose variazioni che riguardano funzioni, quindi menu di più, funzioni di più, espansioni dei vostri programmi, ma anche aggiornamenti di sicurezza importanti. La parola della storia è: cliccate su installare aggiornamenti, inserite la password e aspettate pazientemente, perché di tempo ce ne vorrà veramente tanto, a volte tra mezz'ora e un'ora, da un sistema appena installato, per installare tutti gli aggiornamenti. Questa finestra non compariva già sullo schermo, era qui, in basso, gestore aggiornamenti. Se per caso l'avete chiusa, ve ne siete dimenticati o qualcos'altro, basta andare nel menu sistema, amministrazione, gestione aggiornamenti. Il primo aggiornamento è molto lungo e doloroso, i successivi invece saranno piuttosto rapidi perché riguardano solo le piccole componenti volta in volta aggiunte. Nessun problema, la finestra si apre da sola. Ancora una volta, se per caso ne siete dimenticati o qualcos'altro, sistema, amministrazione, gestore aggiornamenti. Ricordatevi ancora una volta che vi verrà chiesta la password proprio perché state modificando dei programmi installati, o state aggiornando nello specifico. Una volta terminato l'aggiornamento, la finestra sarà bianca, ovvero nessun aggiornamento da aggiungere, allora potrete chiuderla tranquillamente. Quando comparirà una nuova versione di Ubuntu, e in questo caso siamo molto fortunati perché l'ho potuto immortalare, comparirà in alto una scritta: è disponibile il nuovo rilascio, ovvero la nuova versione. Perché i singoli aggiornamenti modificano funzionalità minori che possono essere essenziali, cioè coprire bug di sicurezza o meno, cioè aggiungere altre funzionalità che comunque non compromettono il vostro computer. Il cambio di versione invece riguarda cambiamenti radicali nella struttura interna della vostra distribuzione Ubuntu. Non mi dilungo perché sono questioni tecniche che peraltro non importano neanche a me, neanche perché non sarei capace.
però sappiate che la differenza sostanziale tra aggiornamento, cioè quello che abbiamo appena fatto, che riguarda solo le singole componenti del sistema e riguarda bug di sicurezza e aggiunta di funzioni, non è l'avanzamento, cioè il cambiamento di versione che modifica radicalmente la struttura del sistema operativo. Per inciso, se voi lo volete, non cancella i vostri file, quindi potete farlo cliccando su esegui avanzamento senza problemi. Vi verrà chiesta, finestra applicazione delle modifiche, eccetera. Una volta cliccato su esegui avanzamento, vi verrà mostrato un breve messaggio del genere. Ora su questa parte andrò piuttosto veloce perché non è l'obiettivo di questa lezione, però sappiate che se volete eseguire l'aggiornamento, una volta letto il noto di rilascio, che più o meno vi dico la grandi linee, cos'è cambiato tra la 11.04 e la 11.10, che è la nuovissima versione uscita il 13 ottobre, cliccate su esegui avanzamento, ancora una volta vi verrà chiesta la password, perché non state semplicemente modificando dei file, state proprio cambiando tutto il sistema, quindi a maggior ragione è richiesta. Una volta inserita la password, vedrete che verrà scaricato uno strumento di avanzamento versione, che verrà poi eseguito. L'esecuzione automatica, come vedete, vi notifica i vari passi che sta eseguendo. Se poi siete curiosi e volete avere informazioni dettagliate su tutto quello che succede, cliccate qua sotto sul terminale, vi si aprirà una finestra appunto di terminale con l'esatta spiegazione di tutto ciò che sta accadendo in quel momento, ma non è necessario. Basta che abbiate l'avanzamento di versione, lasciate pazientemente, perché durerà anche più di un'ora, che vengano scaricati tutti i file e vengano installati. Dopodiché avete un punto avanzato. Altra impostazione che può risultare utile è cambiare data e ora. Se osservate, nella barra in alto compare un orologio. Cliccando sull'orologio vi si aprirà un calendario. Ecco, impostazioni data e ora. Dalla finestra che vi si apre avrete l'orologio. Potrete modificarlo, cambiare il fuso orario, tutte le altre impostazioni che avete fatto all'installazione del sistema. Beh, anche su questo non mi deduco perché mi sembra intuitivo, poi chiedete voi se c'è qualcosa che non vi è chiaro. Bene, adesso impostazioni mouse e tastiera. Perché è vero che avete installato e configurato la vostra Ubuntu in italiano, ma non è detto che abbiate una tastiera italiana. Oppure che vogliate modificare il comportamento del mouse, che so, avete un tocco molto pesante, oppure volete renderlo più sensibile, aggiungere funzioni del touchpad, eccetera. Sistema, preferenze, mouse. Ecco, vi dico già, nel menu sistema avrete la distinzione tra preferenze. Le preferenze riguardano solo voi, e ve ne accorgete perché quando aprite una finestra di preferenze non vi vengono chieste password, perché ripeto, riguardano solo voi e non il sistema né gli altri utenti, come il sistema si fa solo in relazione a voi. Amministrazione invece riguarda tutto ciò che colpisce l'intero sistema, tutti gli utenti e il cuore, la radice profonda del sistema. Bene. Mouse, vi si aprirà una finestra, potete scegliere destro o mancino, che nello specifico inverte il clip destro diventa sinistro e viceversa per non farvi fare confusione. La velocità del sensitatore, anche se le impostazioni predefinite sono buone, eccetera. Per provare il funzionamento del mouse, cliccate in questa finestra dove compare una lampadina. Al primo clic diventerà un pochino più chiara, al secondo clic si accende. Seconda impostazione importante, la tastiera. Innanzitutto perché, come vi ho detto, potreste avere un computer comprato in Inghilterra e quindi con una tastiera inglese o altro. O in generale potreste voler usare un'altra mappa di tastiera perché siete abituati con quella, perché vi piace di più per qualunque motivo del mondo, perché siete minacciati, siete sotto minaccia, no, però perfetto. Bene, le impostazioni della tastiera sono più complesse, perché la tastiera è uno strumento di input più complesso. Innanzitutto le impostazioni generali. La ripetizione dei tasti, ovvero se lasciate schiacciato un tasto, dopo quanto viene considerato come doppia pressione. Se ci fate caso, lasciando schiacciato un tasto, per esempio la P, vi verrà una lunghissima fila di P. A volte però avete il tocco pesante, vorreste rallentare questo comportamento perché non vi venga ripetuta la P, ad esempio. Potete spostare, aumentare il ritardo, cioè spostare questo cursore verso il lungo, e avete un ritardo più lungo, cioè una maggiore attesa per la ripetizione del carcere. Andiamo però alla situazione che è veramente importante.
la disposizione della tastiera, quello di cui vi parlavo, la sequenza di tasti. Perché ogni nazione ha una differente sequenza di tasti, che bene o male è uguale, ma differisce nei caratteri speciali, nei simboli, nella punteggiatura, nella disposizione degli stessi simboli, eccetera, a seconda della frequenza dell'utilizzo e dell'utilità in quella particolare nazione. Per esempio, sulla tastiera tedesca trovate alcune umlaut, trovate altri simboli che non sono usati nell'alfabeto italiano. Nell'alfabeto italiano, nella tastiera italiana trovate tutte le lettere accentate, sia gravi che acute, proprio perché noi usiamo entrambi i tipi di accento, eccetera. La tastiera inglese, che in inglese gli accenti non ce ne sono, al posto delle lettere accentate compariranno altri simboli, come l'apice rovesciato, eccetera. Tutti i simboli che riguardano le convenzioni nazionali. Cliccando su Aggiungi, potete aggiungere un'altra mappa di caratteri. Ecco, vi si aprirà una finestra. In alto vi mostra una tendina da cui potete scegliere la nazione e dalla nazione lo schema di tastiera, e in basso uno schema di tastiera, così potete riconoscerlo, confrontarlo con la tastiera che avete davanti e vedere se è veramente quella che cercavate. Se è proprio quella, cliccate su Aggiungi e sparisce la finestra. E alla lista verrà aggiunto oltre alla tastiera italiana, in quel caso anche la tastiera afghana. Ancora una volta si tratta di priorità, perché vedete uno sposta su e sposta giù, potete cambiare l'ordine delle tastiere. Questa volta non è più una questione, si dice, di fullback, cioè se non c'è l'italiano passiamo all'inglese, perché ovviamente se non c'è la tastiera, non c'è la tastiera, non ce n'è un'altra, e soprattutto la tastiera non si sa identificare, non sa dire io sono una tastiera italiana. Voi potete, aggiungendo un applet, e non entro nello specifico perché altrimenti non finiamo più, potete aggiungere un applet nella vostra barra da cui cambiare la disposizione di tastiera. Cliccando passerete da tutte le tastiere in ordine. Se la prima italiana sarà italiano, clicco afghano, clicco inglese, eccetera. E con questo abbiamo terminato la prima parte che riguarda la configurazione essenziale del sistema, ovvero tastiera, mouse, aggiornamenti, cosa importante perché è crittografato il disco, segnarsi la password con cui il disco è crittografato, perché ve lo dico, se perdete la password e il computer muore, quel disco non lo riavete più, perché è importante segnarvi la password e tenere nel logo, perlomeno potreste riaverlo, ma i tempi stimati sono tra qualche milione di anni, 3.5 miliardi. Sarebbe tempo per aspettare. Seconda parte importante: adesso avete un sistema che è bene o male configurato, ma non è ancora veramente vostro. Innanzitutto perché i programmi sono quelli già disponibili in Ubuntu, che non è male come scelta, sono programmi con cui potete fare tutto l'essenziale, e di questo se ne occuperà il mio amico in un'altra lezione. Adesso però passiamo all'installazione di un nuovo software. La prima cosa che vi viene in mente, che avete sempre fatto su Windows, è stata andare su Google, cercare il nome del vostro programma, cliccare sul download, scaricarlo e installarlo. Ecco, questo comportamento non è sbagliato, ma è insolito su Linux, sulle distribuzioni di Linux e in particolare su Ubuntu. Per installare un nuovo software, o perlomeno per installare la grande maggioranza del software che vi può servire, menu applicazioni, Software Center. Vi si aprirà una finestra che vi suddivide per categoria tutto il software che potete scaricare. Il software è diviso in pacchetti. I pacchetti sono strutture modulari che vi danno, per esempio, un programma di grafica, il vostro browser internet preferito, il programma che usate per modificare i testi, qualunque cosa. Ognuno di questi rappresenta un pacchetto di installazione. Voi potete scegliere quale installare, eccetera. Poi, nello specifico, ogni pacchetto, cioè ogni programma, può installare a sua volta altri programmi che servono al suo funzionamento, eccetera. Per esempio, un programma di grafica 3D potrebbe installare un programma che visualizza immagini e così via. Quello che però è importante capire adesso, il primo errore che fanno tutti i nuovi utenti di Linux, di GNU Linux, è andare su Google, cercare il software e scaricarlo. No, la maggior parte delle volte non ne avrete bisogno. Dal Software Center potete cercare, scrivendo qui un programma se già lo conoscete, o anche parole chiave, per esempio grafica, oppure IDF, o qualunque cosa vi venga in mente, oppure per sezioni.
se volete provare qualche nuovo programma o siete interessati o avete tempo, sezioni, cercate quello che vi serve. Per esempio nella sezione grafica avrete 3D, acquisizione immagini, disegno, pubblicazione, eccetera. La scelta di software è veramente ampia. Un conto approssimato ci dice che ci sono circa 20.000 o anche più software a disposizione nel software center. Diciamo che è una sorta, è come l'App Store di un iPhone. Adesso qualcuno mi ucciderà per questo paragone. Il concetto è lo stesso. Ecco, vedo già l'iPhone un cecchino. Avete a disposizione un'applicazione che vi permette di esplorare, scoprire nuovi programmi o installare programmi che già conoscete, che siete alla ricerca, per categoria. Ecco, per esempio nella categoria grafica 3D trovate questi programmi. E io vedo Blender, crea modifica modello animazioni 3D. Dico, mi interessa. Clicco su Blender. Mi si apriranno due pulsanti. O lo installo subito, oppure ulteriori informazioni, perché voglio capire esattamente che cos'è. E io clicco su ulteriori informazioni. Innanzitutto notate, gratuito. Questo vi dice subito se dovete pagare o no per scaricare quel programma. Il 99% dei programmi che scaricherete sono gratuiti. Qua avete ancora il bottone installa e qui una breve descrizione di tutte le miracolanti cose che potete fare con Blender. Se poi qualcuno ha caricato uno screenshot, qui comparirà. Anche per darvi un'idea dell'estetica del programma che utilizzate. Se scorrete, troverete i dettagli. Dettagli importanti che vi dicono la dimensione su disco da scaricare, che è importante soprattutto se avete poca banda, se avete una connessione lenta, e dall'altra parte la dimensione installata, che invece è importante se vi interessa sapere quanto occuperà sul disco. La versione, la licenza è importante. Qui non è entrato lo specifico delle licenze. Open source, che rimando la spiegazione del concetto di open source a qualcuno più competente, oppure proprietaria, limitata, a pagamento, dipende tutto dal tipo di licenza. In generale, su Ubuntu preferite il software open source. Bene o male quasi tutto, non è solo gratuito ma anche open source su Ubuntu. Anche se vedremo tra poco, alcuni programmi essenziali sono gratuiti ma non open source. Sotto avete anche una lista di recensioni e di giudizi che vi possono aiutare nella scelta, anche perché il software, nel software center, è elencato per gradimento, per cui molte stelline, perché va bene. Una volta che avete installato il programma, vedete qui, potete aggiungere una recensione o dare un giudizio da 0 a 5. Questo per aiutare altri utenti a scoprire quel nuovo programma. Ma dalla finestra, vedete, troverete tre nuovi consigli, perché non solo avete a disposizione tutto il software, ma avete una sorta di applicazioni più scaricate, applicazioni usate, applicazioni con giudizio più alto. Cliccando, oppure scendendo nella pagina, troverete questa lista in evidenza novità. In evidenza vi dà il software più scaricato e con giudizi migliori. Novità vi dà gli ultimi software caricati. Cliccando su, per esempio qui, su Cheese, aprite la schermata corrispondente, come abbiamo visto poco fa. Ecco, note importanti, software, gratuito, è già qua, la cosa ci piace. 10 giudizi, 3 stelle e mezzo, quindi diciamo buono, ci può interessare. Leggiamo la descrizione, inizia a piacerci. Scegliamo il basso open source, versione eccetera, diciamo, ci piace. Clicchiamo su installa. Come vedete, installazione, la barra di avanzamento vi indicherà quanto manca al termine dell'installazione e al termine dell'installazione, che potete controllare anche dal menu elaborazione, per esempio se voi abbiate più di un'installazione, nel menu elaborazione vedrete più di un programma che si sta installando in parallelo. Questo per tenere d'occhio. Questo numerino qua vi indica il numero di programmi che in quel momento state installando. L'installazione non è esattamente in parallelo, ma la sensazione è quella. Ecco, il programma è installato. Qui vi indica quanto avete installato, il vostro bottone installa è diventato di nuovi, e
intuitivo. Se quel programma non vi interessa, vi siete sbagliati, no, qualunque altra cosa, cliccate su memory e il programma in un paio di secondi sparisce. Notate però questa linea che appassa sotto. È possibile trovarlo nel menu. Applicazioni, audio e video, cabina per webcam, CIS. Allora io cliccherò su applicazioni, ora posso cliccare nella presentazione, audio e video, CIS. Questo vi indica a colpo d'occhio immediatamente dove andare a cercare il programma che avete appena installato. Perché capitava ancora, una volta dopo aver installato il programma mi chiedevate, ma dove è finito? Era un programma di grafica, un programma multimedia, un programma di sistema, o non lo so, perdo 25 minuti e finisce l'intervallo. Se cliccate sull'immagine potete ingrandirla e questo vi dà un colpo d'occhio, quindi non solo la funzionalità del programma ma anche la gradevolezza a disposizione dei pulsanti, perché a volte avrete a disposizione più di un programma che fa circa la stessa cosa. E allora come si sceglie? Si sceglie in base ai giudizi, numero di stelline. Si sceglie anche in base all'estetica, a ciò che voi piace. Per esempio, questa finestra mi sembra pulita, poi vi guardate il tema, perché quello si può modificare, guardate però la disposizione dei pulsanti intuitiva, take foto, mi dice qualcosa, ci sarà, non lo so, potrò invertire l'immagine, storpiata, qualcosa del genere, mi piace, l'ho installato. Adesso invece, anzi prima chiederei se è tutto chiaro, sono piuttosto veloce perché si tratta di introduzione generica, però vi ripeto, se c'è qualche domanda sono disponibilissimo a rispondere sia ora che al termine della lezione. Bene, ora vogliamo rendere veramente nostro il computer. Il primo passo verso questa conquista è cambiare lo sfondo, la posta prima bandierina sulla luna. Cliccate col tasto destro su qualsiasi punto della scrivania, poi su cambia sfondo. E vi si aprirà una finestra, da cui in modo prevedibile, direi ovvio, potete scegliere lo sfondo cliccando. Scorrete la lista, cliccate e lo sfondo cambia. A questo punto basta cliccare su chiudi e lo sfondo è cambiato. Questo però capite che è una lista di sfondi già caricata. Magari voi avete il vostro sfondo preferito, un bel rettangolo nero, una foto dell'ultima volta che avete fatto il triplo salto mortale, e allora potete cliccare su aggiungi per aggiungere il vostro sfondo. Ecco. Vi si aprirà un menu per la scelta dei file, lo scegliete, lo caricate cliccando su apri, la vostra immagine preferita è diventata lo sfondo del testo. Cliccando su cerca di sfondi online potete andare su un servizio online chiamato GnomeLook che raccoglie decine, anzi migliaia di sfondi e altre risorse per il vostro sistema. Io non me ne occupo, comunque è tutto molto intuitivo, si verrà aperta la finestra di file o di proving a seconda di quello che usate, potete scegliere, eccetera, scaricare e poi installare i vostri sfondi. Altra cosa importante: se l'immagine fosse più piccola o con un rapporto diverso rispetto a quello dello schermo, potete scegliere voi il comportamento, cliccando su stile. Stile mosaico, l'immagine viene ripetuta tante volte, una vicino all'altra. Stile ingrandisci, cioè più piccola, viene tirata fino a farla diventare la dimensione dello schermo. E così via, centra, scala, provate voi. Secondo passo importante, il tema. Il tema di Ubuntu è piuttosto gradevole, ce l'ha bene. Ma potrebbe non andare bene a me. Magari preferisco il colore chiaro perché mi era mente depressione. E allora, dall'altra scheda dello stesso menu che avete aperto, notate, sfondo, tema, io non genio tocco lo schermo ma so che non si può da dietro. Tema, avete a disposizione una lista di tutti i temi installati sul vostro computer, ancora una volta potete cercare tutti i temi online, eccetera. Vi verranno visualizzati con un'anteprima, vi mostro una piccola finestra per darvi un esempio. Ecco. Per esempio a me piace questo bel tema chiaro, ci clicco sopra, tema chiaro. Ancora una volta, oltre che cercare online, potete installare i temi che avete scaricato. Prima era un'immagine, quindi bastava selezionarla e copiarla, adesso però si tratta proprio di installare perché i temi sono risorse complesse. Contengono l'immagine della barra, potrebbero contenere uno sfondo, potrebbero contenere delle icone, dei pulsanti, tutto in sostanza. Per esempio, torniamo su GnomeLook, il sito di cui vi avevo parlato poco fa. Cerchiamo col piccolo motore di ricerca.
ricerca, troviamo questo bel tema orribile, però è stato il primo della lista, lo selezioniamo, bene, download, lo scarichiamo. Cosa importantissima, ve lo dico perché uno dei pochi virus delle distribuzioni Ubuntu moderne è passato proprio da qua, ricordate di controllare che l'estensione sia tar.gz o tar.bz, che comunque contenga tar, il che vuol dire che sia una sorta di archivio zip e non un programma, perché qua nel 2009 credo un tema scaricato da Ubuntu non era un archivio zippato o tar.gz, una tavola, come si dice in gergo, ma era un programma. Quel programma si era installato sul computer di chi l'aveva scaricato e si connetteva a server web, scaricava una lista di cose da fare e le faceva. Quindi il vostro computer era completamente in mano a qualcuno disconosciuto. Per cui ricordatevi sempre di guardare innanzitutto il simbolino, che è quello di un pacco, di un archivio zippato, e poi l'estensione, che contenga la parola tar o zip, che sia cioè un file zippato, una cartella, qualcosa, e non un programma. Scaricato, torniamo alla nostra finestra, clicchiamo su installa, lo selezioniamo, apri, e ci verrà chiesto se vogliamo soltanto installarlo o installarlo e usarlo. Beh, se abbiamo scaricato ci piace, perché non usarlo? Quindi clicchiamo su applica nuovo tema, ed ecco qua, tema cambiato. Notate la differenza, soprattutto nelle schede, il tema è cambiato. Questo in particolare è orribile, però è la prima cosa che ho trovato. Terza scheda dello stesso menu. Quando cliccate col destro sul desktop e scegliete cambia sfondo, vi viene aperto lo sfondo, ma la finestra che vi viene aperta può cambiare tutte le opzioni grafiche del vostro sistema. Per cui la traduzione è un po' fuorviante. E qui avete a disposizione innanzitutto la scelta dei caratteri, perché magari a qualcuno di voi non piace il carattere così grande, lo vuole rimpicciolire. Personalmente io uso un Droid Sans 9, perché col 10 già lo schermo è piccolo, poi non vedo più nulla. Tutto dipende da voi, potete anche ingrandirlo oppure cambiare completamente carattere. Ecco, volete un bel menu Comic Sans, mettetelo. E poi la resa schermo. Questa impostazione è un'impostazione avanzata, i dettagli sono ancora più avanzati, visto che nessuno di voi ha un computer fisso e con un tubo catodico, non cambia niente. Lasciate la sfumatura su pixel, per uno schermo portatile è perfetta, le altre impostazioni ci potete giocare, però non vedrete nessun cambiamento visivo. Il cambiamento c'è, e i vostri occhi se ne accorgono perché dopo un po' inizieranno a fare fatica, per cui lasciate LCD, non sto dicendo che siano differenti, però sono piccole modifiche che non risentono ancora dell'epoca in cui c'erano schermi a tubo catodico, in cui i pixel erano leggermente sfasati in colore, e questo dava fastidio ai vostri occhi. Per cui la scelta della sfumatura, cioè della resa schermo, poteva essere fatta in quattro modi a seconda del tipo di schermo, o perlomeno di quello che voi preferivate. Quindi lasciate sal pixel, perfetto, non c'è nessun problema. Fine della storia. Bene. Ora abbiamo un Ubuntu con schermi, caratteri, font, programmi installati, eccetera, come preferite. Però c'è ancora un problema. Il problema, ed è un problema grave, è quello degli MP3, degli M4A, dei video, degli audio in generale. Perché il codec MP3 non è un codec libero, che potete liberamente scaricare o che ancora meglio può essere incluso assieme a Ubuntu. È un codec che dovete scaricare a parte. Ma non vi preoccupate, perché la cosa è semplicissima e non dovete fare nulla di esplicito. Per esempio, ho scaricato questo comprimente cazzo C in inglese e me la voglio ascoltare per deprimermi ancora di più. Clicco, mi si apre il lettore audio video e una finestra. Cercare un plugin adatto. Tradotto in italiano, non posso riprodurre l'MP3. Cerca. Mi si aprirà una finestra di attesa con una barra che avanza. Al termine dell'avanzamento questo. Ecco. Ora potete scegliere i vari plugin, se volete potete documentarvi su internet sul significato di questi plugin, per esempio SFLPEG che riproduce quasi tutti i tipi di video e di audio codificato, Fluent MP3 è un codec apposta per gli MP3 con licenza ufficiale, Bell Hardly si occupano di altri formati ancora più rari che potreste trovare su internet, eccetera. Se invece non sapete cosa scegliere, installatevi tutti.
cliccate su installazione, vi verrà chiesta una nuova conferma, perché come potete leggere state installando software con restrizioni, perché quello che installate è vero che vi è dato gratuitamente, ma non è libero, non potete farci quello che volete, dovete essere coscienti di questi tre punti: che non ci siano restrizioni legali all'uso, e in Italia non ce ne sono, però per esempio in altri paesi come gli Stati Uniti ci sono, ed è importante ricordarselo. Si ha il permesso di usare il software, e in questo caso noi in Italia ce l'abbiamo, quindi non è un problema per nessuno di voi. E in terzo caso, a voi non interessa, ma è la scusa che si usa di solito quando vi provano con programmi non autorizzati, fine di ricerca. Adesso vorrei inneggiare la pirateria. Vi verrà chiesta ancora la password, perché ricordate, state installando i codec, state modificando il vostro sistema, perché i codec sono dei programmi particolari che riescono a decomprimere il vostro MP3, il vostro video, a trasformarlo in una sequenza di immagini, di suoni, a farlo ascoltare. Per cui state modificando tutto il sistema e ancora una volta vi è chiesta la password. Ne approfitto per dirvi che se veramente vi interessa sapere cosa sta succedendo, potete cliccare sui dettagli e vi verrà spiegato esattamente cosa sta facendo. In questo caso non ho catturato la schermata, mi verrà detto sto installando il plugin per riprodurre, eccetera. Ancora una volta, scaricamento, installazione, siate pazienti perché come vedete sono 60 megabyte di codec vari, al termine dei quali potrete riprodurre i vostri file audio e video. Altro punto importante, la configurazione della messaggistica istantanea. Hotmail, Facebook, Gcalk, qualunque cosa voi usate. C'è un'applicazione piuttosto buona, se io ho delle critiche personali, chiamata Empathy. La trovate in applicazioni, osservate che è intuitivo, internet, messaggistica internet. La prima volta che aprite questa applicazione, vi troverete davanti una schermata che vi dà il benvenuto e vi chiede se avete un account. Probabilmente è il vostro caso. Allora cliccate su sì e poi su avanti. Ecco, dalla prima tendina potete scegliere il tipo di account, in questo caso chat di Facebook. Adesso non mi dilungo sui parametri da usare, dato che cambiano a seconda dell'account. Gtalk avrà un certo numero di parametri, Hotmail un altro, Facebook ha solamente il vostro nome, eccetera. La password, ricordare la password è una funzione molto utile. Anche qui, la vostra password, non come succede in altri programmi, non è memorizzata in chiaro. Questo vuol dire che anche se qualcun altro potesse aprire il file password, non saprebbe leggere quello che c'è scritto dentro. Quindi potete, con relativa tranquillità, perché ovviamente ogni volta che salvate l'informazione nel vostro computer non è perfettamente al sicuro, potete con relativa tranquillità salvare la vostra password e essere sicuri che non verrà letta, perché salvata e crittografata nel cosiddetto portafoglio. Il portafoglio di GNOME, o meglio di Ubuntu, raccoglie tutte le vostre password salvate, le tiene al sicuro, crittografate, e vengono decrittografate al momento in cui voi entrate in Ubuntu. Adesso, terminata questa fase di configurazione del sistema, avete a disposizione un sistema che è bene o male funzionante, personalizzato, con il vostro sfondo, le vostre icone, i titoli, Comic Sans e quello che più vi piace, i vostri programmi, i vostri giochi su cui perdere tre giorni di fila senza dormire. Vorrei concludere con alcuni programmi importanti da installare, perché vi ho detto che i codec sono importanti, ma vengono automaticamente installati, come avete visto. Il lavoro per rendere il tutto più intuitivo e chiaro è stato lungo e ha portato a dei risultati che io ritengo molto buoni. D'altra parte però ci sono alcune cose che non possono esplicitamente, cioè esplicitamente la loro licenza vieta uno scaricamento automatico, l'installazione automatica. È il caso di Flash. Flash è importantissimo perché un buon numero di applicazioni web, compreso YouTube, fa uso di Flash. Ma Flash non vi è fornito da Ubuntu e non è nemmeno installato automaticamente. Dovete installarlo voi. Come? Aprite il software center, cercate Flash, vi si aprirà la stessa schermata che vi ho stato in precedenza, selezionate Flash, dove sta? Per ragioni che adesso non mi dilungo,
l'installazione sarà molto lunga. No, beh, se qualcuno proprio lo vuole sapere lo spiego dopo, non dico adesso il impianto. Cronologia. Sempre che software center avete a disposizione una schermata che vi indica giorno per giorno, come avete notato, come vi ho fatto vedere prima, ogni volta che installate un programma vi verrà scritto quando è stato installato. Per esempio, poniamo che voi installiate un programma di sistema e che quel programma di sistema stravolga tutto. Ora voi fate un paio di giorni dopo. Poi dite, il giorno 12 ottobre tutto funzionava, dal 13 ad un mese sul funzionale, quindi cronologia, 13 ottobre, troviamo il nostro bel programma, lui è colpevole, disinstalliamo. Quindi il problema. La cronologia è anche utile per tenere traccia di tutti i cambiamenti, un po' per la compatibilità, come vi ho detto, un po' anche per se vi interessa sapere quando è stata introdotta una certa funzione, può sempre essere utile. Altro punto importante, questa volta usciamo dalla configurazione base, io vi ho detto, potete aggiungere software dal software center. Vi ho detto che ci sono circa 20.000 programmi nel software center, però magari il programma che voi state cercando è fuori da quei 20.000. Bel problema. Come si fa? Bisogna aggiungere una sorgente software, cioè qualche altro posto da cui scaricare il vostro software. Sempre da Software Center, che a differenza di altre distribuzioni Linux è l'unico posto da cui gestire il vostro software, ci sono strumenti più avanzati, ma noi non ce ne occupiamo. Modifica sorgenti software. Vi verrà chiesta la password perché ancora una volta state modificando impostazioni fondamentali del sistema, nello specifico da dove viene preso il software che voi installate. Dopodiché si aprirà una finestra. Piccola parentesi, è importante scegliere con cura le sorgenti in modo che siano affidabili, perché Ubuntu garantisce bene o male, non tutto, però garantisce la maggior parte del software che trovate già disponibile nel software center. Se aggiungete altre sorgenti software, quindi altro software, lo fate a vostro rischio e pericolo. Per esempio, quel software potrebbe contenere virus, potrebbe essere compilato male, potrebbe essere vecchio, eccetera. Non sto dicendo che non sia vecchio, c'è migliaia di fonti su internet che vi danno ottimo software, però vi sto dicendo di fare molta attenzione, come tutte le volte vi viene chiesto di mettere la password, fate molta attenzione a quello che sta succedendo, se è qualcosa di consensuale, se è qualcosa che avete richiesto voi, eccetera. Perché altrimenti, una volta che avete dato la password, chi vi ha richiesto l'autorizzazione può fare qualunque cosa. Bene. Finito con questi 10 secondi di terrorismo psicologico, dalla seconda scheda, altro software, avete a disposizione la lista di tutte le sorgenti alternative. Come vedete, qui avete le sorgenti fondamentali, software open source di Canonical, Canonical è l'azienda che vi porta, che ve lo produce, driver proprietari, codice sorgente, software per estensione, eccetera. Altre sorgenti. Io voglio aggiungere la mia sorgente, prima facciamo un passo in avanti. Voglio installare Jupyter. Jupyter è un programmino per la gestione energetica degli EPC. Mi permette di scegliere quanto consumare, ovviamente il rapporto alle prestazioni. Non si trova nell'Ubuntu Software Center, perlomeno che io sappia non c'è. Quindi, ultima risorsa, andiamo a fare quello che nessuno di voi utenti Linux dovrebbe mai fare, in condizioni normali, cerchiamo su Google. Jupyter Applet PPA. Memorizzate questa parola, PPA. PPA è un tipo di sorgente software, o meglio è la sorgente software che può essere aggiunta facilmente a Ubuntu. Se un software non è nella sorgente predefinita per un qualsiasi motivo, ma è compatibile con Ubuntu, con buona probabilità avrà un suo PPA. Anche qui non mi dilungo nei dettagli tecnici. Sapete solo che il PPA, visto proprio a grandi linee, è un modo per semplificare l'installazione di programmi che non trovate già nel software center. Andiamo su Google, cerchiamo, eccoci arrivati alla home page di Jupyter. Ecco qua, adding this PPA to your system. Vogliamo aggiungere questo PPA, questo repository, questo posto dove trovare i vostri programmi in più. Quindi, se vi interessa potete leggere su come si installa, oppure cliccate qui, Technical Details About This PPA.
vi si apre una finestra. A questo punto dovete scegliere voi la versione di Ubuntu, perché una pagina web non sa dire, o meglio saprebbe, ma per questioni di privacy preferisco non farlo, dirvi che versione di Ubuntu state utilizzando, anche perché non è solo questione di privacy, è questione che voi potreste addirittura aver fatto finta di essere un altro sistema operativo per chiamare il browser, quindi preferiscono lasciare la scelta in mano a voi. Ecco, scegliete la vostra versione di Ubuntu. Quella che avete installato settimana scorsa e che probabilmente quasi tutti voi avete è la 11.04. Cliccate e vedete che in questa finestra vi è apparso un testo. Questo testo in gergo si chiama riga PPA. Questa riga PPA è tutto quello che serve al software center per sapere cosa sta scaricando da dove. In particolare questo è come se fosse un link. Dice al software center, guarda, questa sorgente ti fornirà un nuovo software, e il software center risponde, ah che bello, adesso vado su questo link e vado a vedere cosa succede. In realtà non clicca perché è una persona. Comunque si tratta di selezionare il testo, copiarlo, e adesso facciamo il passo indietro. Aggiungete la vostra, cliccate su aggiungi, vedete, vi verrà chiesta la riga APT o riga PPA da aggiungere come sorgente. In questa casella di testo incollate quello che avete precedentemente copiato dalla pagina. Una volta incollato, cliccate su aggiungi sorgente, vedrete Ubuntu al lavoro perché si sta informando su quale software, quale versione, quali aggiornamenti contiene quella sorgente. Al termine avrete due nuove sorgenti installate. Basta. A questo punto, finito. Vi ripeto, la maggior parte del software di cui avete bisogno lo troverete nel software center, senza problemi. Se proprio, e io ve lo ripeto, chiedetelo se è proprio necessario, installare un programma che non viene dal software center, se nel caso di Jupyter era necessario perché il software center non lo contiene, è un programma molto utile, usate quell'approccio. In altri casi invece potrebbe non esistere il PPA, perché chi ha fatto quel particolare file di installazione non ha pensato nello specifico a Ubuntu, o forse non ha le risorse per mantenere il PPA, perché voi capite che mantenere questo scambio di informazioni tra voi e il server che contiene quei file, su cosa contiene, quanto vengono aggiornati, aggiornamenti, scaricamenti eccetera, può essere oneroso, perché si tratta di informazioni scambiate e per chi mantiene il sito soldi. A volte potrebbe essere a disposizione, potrebbe arrivarvi un semplice file di installazione. Nello specifico i file di installazione si chiamano per Ubuntu deb. deb.deb, come vedete, è l'estensione di questo file di installazione. In questo caso si tratta di un programma che era disponibile lo stesso nel software center, ma vi ho scaricato per farvelo vedere. È un .deb, il che significa che non è un programma disponibile nel software center in linea di massima. Ora, vogliamo comunque installarlo. Per esempio, GitHub Pro, versione per Linux, è disponibile come .deb. Voi lo scaricate, avete il vostro bel file di installazione, a questo punto volete installarlo. Cosa fate? Doppio clic, come su Windows per installare il programma, doppio clic. Vi si aprirà il Software Center, che come vi ho detto è l'unica interfaccia per gestire i file, l'installazione e la disinstallazione di software, quindi scordatevi i vari Wizard, Install Shield e quant'altro che avrete visto su Windows. Vi si aprirà il Software Center, avrete davanti tutte le informazioni di quel pacchetto, perché quel pacchetto, quel software di installazione contiene al suo interno le sue informazioni, versione, licenza, informazioni, eccetera. Il software center però è più intelligente. Cosa fa? Controlla che quel programma effettivamente non sia disponibile dal Ubuntu Software Center. Se proprio non lo è, ti mostra. Cioè, in questo caso lo era, e infatti dice installare attraverso i normali canali software. Questa prima frase non compare se il software che avete scaricato, vi cito un esempio che è Guitar Pro, non è disponibile nel software center. A quel punto la seconda parte della frase, che è quella veramente importante, installare questo file solamente se ci si può fidare della sorgente. Se voi vi fidate della sorgente che fornisce il software,
magari siete voi, il vostro amico o comunque qualcuno di cui vi fidate, cliccate su installo e il processo è calendario. Come ultima cosa, vi ricordo tre programmi molto utili, e con questo avrei finito, tre programmi molto utili su Ubuntu. Il primo è il plugin Flash, per le ragioni che vi ho spiegato prima. C'è proprio una clausola nella licenza che dice che non può essere implicitamente scaricato e installato, dovete farlo voi volontariamente. Secondo programma, che è utile a molti, Redshift. Redshift cambia la temperatura di colore, ovvero il modo con cui i colori vi appaiono, in modo da non dare fastidio ai vostri occhi, soprattutto in tarda notte, quando lo schermo è molto luminoso può dare fastidio, soprattutto al buio con gli occhiali. Il funzionamento appunto è automatico, basta semplicemente cliccare su install e da quel momento in poi entra in funzionamento. La prima volta dovete cliccare su applicazioni, o comunque qui vi sarà scritto come avevo illustrato precedentemente, dove è stato installato, cliccate, eseguite, potete scegliere l'opzione di esecuzione automatica e potete. Ultima cosa, per il fan di Chrome, è disponibile Chrome come punto dev, che quindi dovete installare voi come vi ho spiegato poco fa, ma è disponibile anche Chromium. Chromium è il software da cui Chrome prende vita, ma è una versione instabile, eccetera. Questo però non è esattamente Chromium, è un Chromium tenuto alla pari con Chrome. Cioè, chi mantiene questo software per Ubuntu va a vedere la versione esatta di Chrome e usa la versione di Chrome più vicina, non quelle più nuove o più vecchie che potrebbero contenere dei bug o delle funzioni non risolte, dei problemi non risolti. Quindi potete installarlo con tranquillità. Le uniche due differenze sostanziali sono: uno, che Flash non c'è, quindi dovete installarlo a parte. Molti di voi avranno visto che installando Chrome Flash è già installato il suo. Ecco, Flash non c'è, dovete installarlo voi. Ancora una volta, come vi ho fatto vedere poco fa, basta, si tratta di cercare un software center allora Flash dalla casella di ricerca e installarlo. Seconda cosa, i PDF non sono visualizzati nella finestra interna al browser, ma in una scheda a parte nel gestore di PDF in Ubuntu. Ecco, due parole per concludere, sempre sul software, che credo sia stata la parte più importante di questa lezione. Innanzitutto, fidatevi del software center. In secondo luogo, fidatevi di altre sorgenti solo se effettivamente potete fidarvi, cioè se questa sorgente è sponsorizzata da un'azienda, per cui capite che fornire il virus sarebbe una brutta pubblicità per l'azienda, oppure se siete sicuri di quello che installate. Seconda cosa, Ubuntu contiene molti programmi che svolgono quasi tutte le funzioni di base. Se dovete scrivere una lettera, creare una presentazione, visualizzare un documento PDF, modificare delle immagini, eccetera, trovate già installato nell'Ubuntu che avete aggiunto settimana scorsa o questa settimana la maggior parte del software. Quindi, prima di andare a scaricare un programma apposito, assicuratevi che Ubuntu non sappia già fare quello di cui avete bisogno. Perché ho visto gente che aveva scaricato 5 o 6 software per PDF e non sapeva cosa usare, quando invece Ubuntu supporta bene l'uso del PDF. Con questo esempio pratico piuttosto inutile io ho concluso. Se ci sono domande, se no passo la parola al prossimo. Dica. Mi fa vedere velocemente la configurazione del wifi, anche se l'abbiamo fatto l'altra volta. Sì. Magari qualcuno. Cioè, se la fai da una macchina virtuale. Non ho una macchina virtuale, è una presentazione. Comunque ci vogliono 2 secondi. Perché magari non si è la. Sì, innanzitutto mi ricordi della tua. Vediamo di avere il certificato da qualche parte. Vabbè, ma questo lo so. Oppure poi dicono un po' di abbiamo certificato, quindi possiamo fare. Però vabbè,
che la miglio per questo giorno. Ho scaricato, non sono dimenticato, non ho tempo, lo userò per gli esteri per me. Tornando a noi, per aggiungere la connessione a internet, cliccate su internet. Io la connessione l'ho già installata, preferirei non riparlo perché non ricordo la password. Però, una volta che avete... avete cliccato sulla rete internet, si parla di avere già il certificato. Avrete a disposizione una schermata simile, non uguale, con un, già scelto un VPA Enterprise. Questa è la schermata che avete davanti. Qui ci sarà scritto internet invece che connessione sconosciuta, eccetera. Una volta scaricato il certificato SP12 dal sito dell'ASI, innanzitutto tipo di autenticazione TLS. Identità, se siete tutti studenti, è la S maiuscola seguita dal vostro numero di matricola 6 cifre, non quella 10-12 persona. Dopodiché, certificato utente. Niente, se no, adesso. Sì, sì, no, anche ci no. Allora, il file che avete scaricato è la chiave privata. Dovete inserire la password della chiave privata, che non è la vostra password per i servizi web PolySet, ma è la password che avete inserito quando avete richiesto il certificato. Una volta inserito, se avete seguito anche le procedure dell'ASI o se avete Ubuntu aggiornata, potete aggiungere anche il certificato della CA, da scaricato. Per le vecchie versioni era questo file che avete estratto dal precedente, secondo come c'è scritto sul sito dell'ASI nella sezione istruzioni Linux. Oppure nelle nuove versioni è lo stesso certificato ASI.p12. Guardate, in questo caso non mi compare un .p12, quindi ho scelto per forza quello che ho estratto. A questo punto, inserita la matricola, inserita la password, cliccare su salva, la connessione con l'installazione, basta. Un passo importante prima di poter usare la connessione del Poly è liberarsi della connessione Polymi. Ecco questa. Perché la connessione a Polymi verrà fatta in automatico, perché come avete notato alla giunta, come avete aggiunto, come hanno notato l'aggiunta di una nuova connessione, connetterà automaticamente. Il problema è che tra la rete Polymi, che è quella limitata con cui potete solo scaricare il certificato, e la rete internet, che è quella da cui potete navigare in internet, viene scelta Polymi. Non so per quale ragione, sono questioni interne del software. L'unica cosa, scegliete la vostra rete, fate finta che sia questa la rete Polymi, la modificate. Aspettate che 5 minuti quando andate a prendere il caffè e togliete il segno di spunta con il tiro. A quel punto la vostra configurazione è terminata. Altre domande? Sì. Perché quando l'ho installato ci sono dei plugin obbligatori per fare obbligatori? No, Firefox che vi viene fornito, che tra l'altro già installato, funziona. Quindi basta adottare player? Sì, ecco, se ti devo dare una lista di consigli più ampi, ti consiglio anche Adblock, che blocca la pubblicità lampeggiante a alcuni pop-up, che è molto utile. Però per navigare in internet e basta, senza nessuna problema di privacy o di cookies o di quant'altro specifico, basta Flash. Semplicemente perché molti siti web lo usano, quindi per avere un'esperienza web completa. Allora, quello che tu vedi non è un player autonomo, è solo il plugin per Firefox.
Nient'altro?